Insieme a Leo Telitano, presidente del Parco Nazionale d'Aspromonte, questa mattina è stato presentato quello che poi dovrebbe essere il biglietto da visita multimediale, che poi non è una parola così strana visto che oramai tutti accedono su internet, il biglietto da visita di quello che è il Parco dell'Aspromonte. Abbiamo visto che è stato esposto quelle che sono le funzionalità dei centri servizi. Ci vuole raccontare come è stato pensato e qual è lo scopo di questo portale del Parco Nazionale dell'Aspromonte? Sì, questa mattina abbiamo presentato il portale della rete dei centri visita, che è un pezzo delle strategie di comunicazione dell'ente. Io questo ci tengo a sottolinearlo. L'ente ha inteso attraverso la realizzazione di una serie di portali, quello della rete dei centri visita, dell'osservatorio sulla biodiversità nelle aree protette, quello degli itinerari religiosi e così via, collegati al sito del parco, costruire una vera e propria rete sulle informazioni che riguardano il territorio dell'area protetta. Il parco attorno come cabina di regia di questa rete costruisce una redazione. La redazione sostanzialmente cura l'implementazione delle notizie e cura anche lo sviluppo sinergico di azioni di collegamento con altri siti esistenti sul territorio, a livello di aziende, a livello di associazioni, a livello di enti pubblici e quant'altro. Quindi sostanzialmente il territorio del parco, con i suoi strumenti di comunicazione individuale, aziendale, eccetera, eccetera, si collegano alla comunicazione veicolata dal parco. E quindi vogliamo fare interagire il territorio con gli strumenti di comunicazione. Ecco, queste sono le strategie che il parco si dà all'insegna di un nuovo progetto di comunicazione. Ecco, un lavoro imponente che forse mai è stato fatto sul Parco Nazionale dell'Aspromonte, quindi un lavoro con tante immagini, tanti video, interattivo e come lei stesso ha detto è un lavoro multimediale che poi interagisce con i centri visita che sono sul territorio. Questo secondo lei porterà in effetti dei benefici al turismo in Aspromonte, visto che il turismo in Aspromonte, lei lo sottolineava nella conferenza stampa, non è un turismo di passaggio, ma chi ci viene di proposito e quindi deve essere stimolato a venire. Ma noi abbiamo rivisitato un po', come dicevo, la strategia di comunicazione. Negli anni il parco ha insistito sulla comunicazione attraverso la rivista, la carta stampata, che come è notorio è più materia più complessa, più statica, meno dinamica, più difficoltosa nel processo di costruzione e di veicolazione delle notizie attraverso la diffusione dei giornali. Quindi è una, oggi il mondo viaggia su livelli più veloci e quindi dobbiamo adeguare anche il nostro livello di comunicazione. Il sito può funzionare come un giornale che si implementa in una maniera diversa rispetto alla carta stampata, che ha una velocità maggiore. Il sito con i portali collegati ha bisogno di una strategia di divulgazione, di conoscenza, di diffusione, alla quale noi stiamo pensando attraverso un progetto esecutivo che stiamo elaborando. Dopodiché vedremo come sui grandi motori di ricerca il sito del parco viene incrociato con grande facilità per veicolare la domanda di quanti sono interessati in materia di aree protette, in materia di natura, in materia di ambiente più in generale, e quindi noi pensiamo che anche gli operatori economici che vogliono notizie precise, che vogliono costruire progetti sul territorio, si incontrano con, diciamo, la nostra offerta più complessiva, e quindi possiamo mettere in moto anche delle vere e proprie azioni che riguardano attività da svolgere sul territorio. Ecco, lo spazio che il portale dà agli enti locali, ai comuni, ai sindaci, ma anche agli operatori economici, ai ristoratori, agli albergatori, qual è in effetti?
Ma noi abbiamo pensato che attraverso... Cioè, se c'è già un piano o un metodo da seguire? No, il piano sostanzialmente è questo. Noi abbiamo elaborato dei portali che sono in grado di veicolare complessivamente il territorio. Io azienda voglio promuovermi. Sì, a chi mi devo rivolgere? Ai centri visita o si rivolge al parco sta lavorando per strutturare questa redazione e quindi è ovvio che tutte le notizie che entrano sono filtrate, quindi sono sistemate da questa redazione. Il meccanismo poi è semplice perché questi grandi contenitori che noi stiamo creando sono in grado di rappresentare complessivamente tutto il territorio, ma per attingere, per prendere la notizia, la possiamo attingere anche attraverso un collegamento con il sito di quell'azienda, il sito di quel comune, il sito di quel soggetto e quindi ovviamente possono sempre notizie che la nostra redazione filtra e sistema all'interno della comunicazione più complessiva che il parco invia. Ecco, una domanda che può sembrare banale, ma banale non è. Se il territorio di un comune non ricade all'interno del parco, può promuovere i suoi prodotti o comunque può promuovere la sua immagine, magari inserita nel contesto del Parco Nazionale dell'Aspromonte? Questa è una vecchia storia, mai risolta. Gli enti parco veicolano e promuovono il territorio che ricade sotto la propria competenza. Noi non abbiamo alcuna competenza al di fuori dell'area protetta, per cui anche se abbiamo 37 comuni che fanno parte del parco, alcuni sono totalmente dentro il parco, altri ne fanno parte per una quota di superficie. È ovvio che il ragionamento è più articolato rispetto a quello tecnico della legge, perché il territorio compreso nel parco, che esprime una qualità di livello superiore rispetto a quello che non è nel parco, è chiaro che non c'è uno stacco così netto. Per esempio le zone limitrofe, le zone più vicine al territorio del parco risentono, diciamo, di un livello qualitativo come riflesso della protezione che c'è all'interno dell'area protetta, che è superiore al territorio più lontano. Quindi torna il discorso delle aree contigue che la legge prevede, sia la legge quadro a livello nazionale ma anche la legge regionale sulle aree protette, che sarebbe bene strutturare, delimitare e in queste aree contigue considerare discorsi di qualità, sia sulle produzioni agroalimentari sia per quanto riguarda una qualità ambientale in generale. È ovvio che l'area contigua, anche se non ha un livello di protezione rigida, ma un riflesso della protezione, della conservazione della natura che c'è all'interno dell'area protetta. Ecco, ripetiamo per i nostri lettori, il prossimo appuntamento importante dell'ente parco qual è? Il prossimo appuntamento importante è il convegno che svolgiamo il 19 febbraio presso la sala giudizio elevato del Consiglio regionale su biodiversità e parchi. Cioè, noi è stata lanciata una scommessa dal legislatore con la legge 394 del 91, cioè quello di creare una rete di parchi nazionali in grado di promuovere una protezione della natura più consona alle esigenze del mondo moderno, dello sviluppo eccetera eccetera, ma è di coniugare questa conservazione della natura con azioni di valorizzazione delle risorse presenti sul territorio, quindi lavorare nella direzione della costruzione di modelli di conservazione della natura su aree fortemente antropizzate, dove la presenza dell'uomo che svolge le sue attività impatta in maniera corretta sull'ambiente, non lo distrugge, non lo compromette, lo conserva e quindi si va verso la costruzione di modelli dal punto di vista socio-economico che vivono in perfetta armonia con il territorio e non impattano negativamente, non lo distruggono e sostanziano quel concetto di sviluppo sostenibile al quale ci rifacciamo sempre, ma poi praticamente tendiamo a non sostanziarlo mai. I parchi lo sostanziano perfettamente. Grazie e alla prossima. No, così questo lo...